Ah, non so se hai mai mollato 50. Ciao a tutti, buonasera e ben arrivati. Hello, welcome back to my channel. We are waiting for people to come. Anyway, this evening we are going to paint live once again. And we will paint two bookmarks and we will see two different sunset skies. Questa sera dipingeremo live, bentornati, bentrovati. Se invece è la prima volta che è arrivato su questo, che è atterrato su questo canale e vi piace quello che andremo a dipingere stasera, potete iscrivervi e attivare la campanella per ricevere le notifiche. E questa sera dipingeremo due paesaggi. Due segnalibri, il primo quello in alto a sinistra con la barca e l'altro invece quello con il faro che vedete in basso, sempre a sinistra, cioè nel riquadro in basso a destra. Aspettiamo che arrivi, che si colleghi qualcuno, visto che siamo in perfetto orario e poi partiamo. Allora, eccola, ciao Francesca, benvenuta, bentrovata, grazie per essere qui a dipingere con me stasera. Allora, come vi stavo dicendo prima, questa sera dipingeremo due paesaggi. Il primo è quello in alto. Buonasera Marisa, benvenuta. Stavo dicendo, dipingeremo due paesaggi, quelli che avete scelto nella votazione. Il primo è quello in alto con la barca, in alto a sinistra, e poi abbiamo invece quello in basso a destra. So tonight we are going to paint two bookmarks, and the first one is the one in the right corner on the left with the boat, and the other one is the one with the lighthouse that you see in the bottom on your right, in the right corner. So thank you for joining me tonight. Thank you for painting with me. So if it's the first time that you land on this channel, you can subscribe and activate the bell so that you get the notification every time I publish a new video. Oh, buonasera Armida, buonasera Michaela. Ah sì, ci troviamo di nuovo insieme. Oh, vabbè, in ogni caso la live viene salvata, per cui rimane sul canale, la potete recuperare tranquillamente quando vi è più comodo. E se ci sono delle domande, io ogni tanto butto un occhio sulla chat, per cui scrivetevi e poi rispondiamo. E magari vi rispondo, diciamo, nei momenti in cui dobbiamo aspettare un attimo che il colore si asciughi, perché stasera abbiamo dei cieli un po' impegnati, per cui un pochino dovremmo aspettare che la carta e il colore facciano la magia sul foglio. Ovviamente, insomma, poi se ci sono anche domande che vi vengono quando andrete a recuperare la live, potete tranquillamente scrivermi in DM. So, as I was saying, the live will be saved on my channel. So, if you don't get the chance to paint just right now with me, you can watch, and then you can paint with me later when you have time. And if you have any questions, you can write in the comments below, or you can write me in DM via Instagram or Facebook. Allora, no, i colori non li ho ancora detti, adesso partiamo. Allora, partiamo da quello con la barca. Io ho cercato di calcare il disegno per esigenze tecniche, perché così voi riuscite a vederlo bene. La barca in realtà possiamo anche dipingerla in un secondo momento, cioè prima diamo tutto il fondo e poi aspettiamo che diciamo, che sia tutto asciutto e poi possiamo disegnare la barca in maniera molto leggera. Comunque non è un problema, io adesso la lascerò un po' calcata, voi a casa disegnatela ovviamente meno marcata in modo tale che poi non vi restino le varie, come dire, che non vi restino i vari segni della matita.
So we are going to start from this one with the boat, and I made the drawing, and it is quite heavy because I wanted you to see it clearly, but it's not necessary. I mean, you can draw the boat even in a second time. So you get the first layer with the colors of the backgrounds, and then once it has completely dried, you can go on and draw your boat with a very light touch of pencil. Anyway, you can manage and do as you prefer, as it's best for you. Allora, per quanto riguarda i colori, so questa sera, siccome ne ho due da questa parte, voi non lo vedete perché ci sono sopra le foto, però c'è l'altro segnalibro, cercherò di spostarmi. Se mi perdo a un certo punto l'inquadratura, potete assolutamente fermarmi, insomma, scrivermelo nella chat che vediamo di sistemare. Cercherò di fare attenzione, però sapete che ogni tanto vi perdo. Buonasera Patrizia, ben arrivata. Allora, partiamo con i colori. Allora, io non vi ho dato dei colori precisi perché possiamo un po' gestirceli, visto che si tratta di tramonti, un po' con i colori che abbiamo in palette. Vi do un'indicazione, poi come al solito lo sapete, ognuno di noi ha anche un po' delle preferenze personali, per cui se vi piace un tramonto leggermente diverso lo farete con dei colori che preferite. Io vi do delle indicazioni di massima. Allora, io sto partendo con un blu oltremare che è molto simile però ad un blu cobalto, anziché essere un PB28 che è il blu cobalto classico, è un PB29, quindi è un bel blu oltremare, ma non è particolarmente scuro. A cui vado ad aggiungere, perché lo sapete, quella che per voi potrebbe essere una lacca di garanzia rosa o del carminio per avere la sfumatura blu-violetta del cielo, però è un violetto molto tendente al blu. So the first colors that I'm mixing are French ultramarine and rose madder. You can use also lizard crimson or carmine, or you can use also cobalt blue, just to get these really purplish like colors. It's more like a bluish purple, it's not exactly a purple colore, insomma, così. Il secondo colore che abbiamo è un arancione, potete usare della cadmio arancio. So this is cut orange, but you can use also vermilion or cadmium red. Potete usare or also scarlet red. Allora, io qua ho un vermiglione, ma potete usare anche un rosso scarlatto, un arancio cadmio, insomma un rosso che comunque vi piace, che si sposa bene in palette con il violetto che abbiamo messo prima, e poi andiamo a prendere un giallo. Allora, voi sapete che io amo molto l'aureolina perché è un colore brillante, trasparente, non è poco coprente rispetto agli altri gialli, ma possiamo caricarla se volete con un pochino di giallo indiano per scaldarla un po', oppure possiamo scaldarla con della terra di siena naturale, oppure possiamo utilizzare un altro giallo che può essere un giallo di cadmio, un colore insomma così. Buonasera Sonia, benvenuta. Allora, per ricapitolare, scusate, adesso traduco per chi arriva dall'estero. So the last color that I'm going to use for the sky is a yellow tint. You can use cadmium yellow, you can use aureoline, or you can use aureoline and Indian yellow, or you can use aureoline and add a touch of raw sienna. Something that you really like. The most important thing is that it's very vibrant yellow. And the color must be concentrated because you are going to paint wet on wet. So when it dries, the color will be lighter, and that's why we want to start with a very vibrant color. L'ultimo colore, come vi dicevo, è questa miscela di gialli. Insomma, cercate voi un giallo, insomma, tra quelli che avete, che può assomigliare a questo. Siccome andremo a lavorare bagnato su bagnato e quindi andremo a diluire il colore, non abbiate paura, diciamo, di caricarli all'inizio, perché poi ovviamente l'acqua del fondo bagnato andrà a diluirli di loro e quando asciugano potrebbero essere sbiaditi, slavati. E invece per avere un bel risultato caldo, diciamo, comunque con dei colori vibranti, dobbiamo stare con dei colori un pochino più concentrati. Buonasera Lara e ben arrivata.
Allora, a questo punto andiamo a bagnare il nostro fondo con dell'acqua pulita. Arriviamo più o meno fino alla linea dell'orizzonte, non preoccupatevi, mi raccomando, distribuite l'acqua in maniera uniforme su tutto il vostro segnalibro, tutta la vostra superficie del foglio, guardatela in controluce per vedere che sia uniformemente bagnata, non dobbiamo avere pozzanghere. So I started to wet the surface of the paper. I want a very uniform wetting on my sheet of paper, so we don't want to have any puddles, and we don't want to have also dry areas. So look it sideways to see if it shines in a uniform way, and then we can go on. Buonasera anche a Sabrina. A questo punto accertatevi. Allora, le misure del segnalibro chiede Armida. Adesso ti dico. Il segnalibro è 7 per 20, 23 circa. So it is 7 by 23 centimeters. Adesso lo scusate, avevo messo il pennello qua. Allora andiamo con la parte blu in alto. So let's start with the blue, purple blue, in the upper part. If you see that it's too clear, just add a touch of paint and make it more concentrated. Allora, se vedete che è troppo chiaro, possiamo mescolarla ancora un po' di più. Stiamo facendo delle nuvole, per cui se è un po' più chiaro in alcuni punti, un po' più chiaro in altri, va bene. La parte più scura sempre nella parte più alta, così ci aiuta con la prospettiva aerea. So the darkest part is always in the upper part because it helps us with the aerial perspective. Then we put in some orange, poi ci mettiamo un po' di arancione. Paper is already drying. Ok, let's vary the intensity, variamo un po' l'intensità, come se avessimo delle nuvole un pochino più cariche e delle altre zone invece più chiare. Qui dobbiamo fare la massima attenzione, cioè questa zona attorno alla barca dovrà restare chiara e il resto invece possiamo scurirlo, questo perché ci dovrà essere la massima luce possibile. So we are going to leave this area as bright as possible, and if possible, also with white paper because it will be the highest point of luminosity, and the rest will be a bit darker. Allora, adesso voglio scurire un attimo qua i lati, per cui aggiungo un filo di terra di siena naturale o di giallo ocra. So, I want it to be a bit darker here at the side. I'm adding a bit of raw sienna or yellow ochre. Okay, so as we are going towards the horizon, the clouds are smaller. Mentre ci avviciniamo all'orizzonte, le nuvole le facciamo con la punta del pennello perché sono ovviamente più piccole e ci aiutano a dare senso appunto di profondità. Ok, come vedete la superficie è molto molto piccola e la lasciamo asciugare così com'è. Una cosa importante, il cielo passa da questo violetto all'arancione o qua, per esempio, se volete potete anche togliere e alleggerire. If you want you can also lift a bit of paint to light this part of the sky. The important thing is that you go from the blue
then the orange and then yellow. In questo modo, passando dal violetto all'arancione al giallo, non abbiamo il giallo a contatto con il viola del cielo, per cui non abbiamo ceri verdi. So if you follow this order for the colors, you escape the disaster of having some green in your sky, because you don't mix blue and yellow together, because you have orange in between. And if orange and blue or purple will mix, it's not a problem, because you will get a sort of gray color, which is very normal with the clouds at the sunset. Se si dovessero mischiare l'arancione e il violetto, al massimo otteniamo una sfumatura grigiastra, che comunque va bene, diciamo, ci può stare nel cielo al tramonto. Adesso, mentre questo asciuga, andiamo a, diciamo, mettere giù il cielo nel segnalibro col faro. Io adesso faccio una cosa che voi non dovete fare, ma la faccio per esigenza della diretta, perché se no metto le mie mani sopra il cielo e lo vado a rovinare. So I'm going to do something that you do not have to do, which is that I'm going to take this away, and I'm doing this for the sake of the light, because otherwise I will put my hands on it and I will smudge it, which is something that I do not want. And then, while it is drying, we will start the other one with the lighthouse. Ok, so here we go. Eccola, benvenuta anche a Simona. Simona sa già tutto, per cui le live e poi eventualmente il primo pezzo lo recupera. Abbiamo solo messo il cielo del primo segnalibro, e adesso stiamo partendo col secondo. Il secondo ha dei colori che sono in parte uguali, in parte diversi, per cui possiamo lasciare in palette questi. Per la parte successiva io userò un'altra tavolozza, che così, allora, vi vado a dire i colori. Now we will choose the colors for the second bookmark, because they are similar but they're not exactly the same. So as I don't want to mix the two palettes, I'm going to take another one. Allora, per quest'altro segnalibro avremo sempre dell'aureolina, so we will have a common color, which is aureoline, but you can use a cadmium yellow, Indian yellow, yellow ochre, whatever you like. So ciò ci mettiamo anche un po' di giallo indiano. Let's add a bit of Indian yellow just to have a warmer color. Then we have a violet. I will use this one, which is, I'll tell you exactly. Adesso vi dico che colore è questo violetto nella mia palette. Oilà, perché i colori dei violetti non me li ricordo mai. È una lacca di rizzarina, e potete usare però, insomma, un qualsiasi violetto. Faccio vedere che poi, insomma, potete anche farlo mescolando due rosso che vi piace. So this is an alizarin matter, but you can use any kind of purple color that you want. You can also maybe obtain this by mixing opera rose and cobalt blue. Forse si può avere un colore del genere, arriva anche magari da un po' di opera rosa con un pochino di blu, cobalto. E poi abbiamo sempre un pochino di rosso, questa volta però è un rosso un po' più in palette, ed è la mia, come si dice in italiano, scusate, ogni tanto l'acca di garanza rosa o il carminio. And then I have a third color, which is my rose madder or carmine or alizarin crimson, the one that you prefer. E poi li mischiamo sul nostro foglio. Anche qua, allora, vi ho chiesto di mascherare prima il faro. So the first thing first that you have to do is to mask out the shape of the lighthouse. That's because we don't want any, I mean, we want to preserve it white. And now we are going to lay in the first wash for the sky.
A questo punto mettiamo il cielo, bagniamo sempre con dell'acqua pulita. We're going to wet with clean water. Be aware of the horizon line, fate attenzione alla linea dell'orizzonte, perché l'unica cosa che vogliamo è avere l'orizzonte dritto e soprattutto non vogliamo che il colore del giallo al tramonto vada a finire sulla, diciamo, sotto il mare. Purtroppo lo sapete che l'acquarello è trasparente, per cui se contaminiamo la linea dell'orizzonte passa sopra un po' di giallo del cielo, insomma, non è proprio una cosa che ci fa piacere, perché poi non riusciamo più a toglierlo. Comunque, diciamo, si toglie, ma con molta difficoltà. Allora, io parto dal mio giallo. I think I will add a bit of yellow ochre. Penso che aggiungerò un pochino di giallo ocra, perché lo voglio un pochino più. Morbido come colore. You can add also a bit of raw sienna. Poi qua su rimischio mischiamo il rosso di la lacca di garanza rosa con l'aureolina. Ci mettiamo dentro le nuvole, poi mettiamo il nostro violetto nella parte alta. Ci aggiungiamo anche un po' di blu oltremare, lo facciamo appena più scura. I'm adding a bit of ultramarine blue because I want it darker at the very top of my painting. Yes, now I'm happy. Adesso mi piace un po' di più. Now you're putting the red. Allora andiamo con dei movimenti molto fluidi, non troppo regolari, perché sono delle nuvole pennellate liberamente in maniera più o meno trasversale da una parte all'altra del foglio. Guardate le nuvole come prendono forma mescolando i colori, e poi aggiungete e togliete in base all'ispirazione del momento. Deve essere proprio una cosa che vi dà questo senso di, come dire, di libertà sul foglio. Poi andiamo a mettere un pochino di viola sul giallo, così poi magari se anche diventa un po' bruno, un po' marrone, non è un problema. Con la punta del pennello andiamo a sfumare. E facciamo queste nuvole che attraversano il faro da una parte all'altra. Mi raccomando, le nuvole piccole verso la parte finale, verso l'orizzonte, sempre per il discorso della prospettiva aerea, eh? Grandi, scendete. Anche qua, se volete togliere, aggiungere, finché il foglio è bagnato, potete fare tutto quello che volete. Ricordatevi che se, diciamo, il sole sta calando, probabilmente la parte di luce è sotto le nuvole, quindi se vogliamo andare a togliere, lo facciamo alla base. So as long as the paper is wet, you can lift away the color where you like. Probably you're going to take it away from the lower part of the clouds, because the sun is is setting, so it's not rising. And I want you to move freely across your paper. I mean, you don't have to be too constricted. You just play around with the brush, with the colors, and you add the clouds wherever you like. È tutto chiaro fin qui? Are there any questions?
Ok, a questo punto lasciamo che la magia si compia sul foglio. E andiamo a vedere cosa è successo sull'altra metà, se c'è bisogno di chiamare l'aiutante per dargli un'asciugata oppure no. No, sembra asciutto. Ok, so let's go back to the previous one. We can start to work on the lower part. I could have go on as well. On this part at the very beginning, I mean, before instead of stopping, I could have gone go on. Okay, I could have gone on with this part, but I didn't do that because I didn't want to smudge this area. Allora, quando ci siamo fermati, in realtà avremmo potuto, diciamo, in realtà andare avanti, lasciando ferma semplicemente questa parte delle montagne dietro. E continuare qui sotto, ma siccome è un momento diciamo in cui dobbiamo dipingere insieme, a me quello che importa è avere un metodo e andare piano, cioè trasmettervi un metodo e andare piano, e evitare di fare pasticci su questa zona che io voglio assolutamente conservare bianca, conservare chiara. L'ho lasciato asciugare prima, in modo tale che adesso quando andremo a mettere dentro il colore non andremo a disturbare quello che abbiamo già fatto. Quindi a questo punto inseriamo un altro colore, che è il colore, il valore tonale più scuro della nostra, del nostro acquerello. E adesso vi dico due cose. Potremmo o creare questo colore scurissimo mescolando, lo vedete qua, questo violetto che abbiamo fatto con questo arancione, ci viene fuori questo marrone, che potrebbe essere una soluzione perché in questo modo resteremmo assolutamente armonici utilizzando solamente, diciamo, questi quattro colori, perché qui dentro c'è un misto di blu oltremare e rosso di alizzarina o carminio o quello che avete utilizzato, quindi l'acquerello finale avrebbe davvero una grande armonia. E, se non volete, diciamo, diventare matti a calibrare però la quantità di colore da mettere qui per ottenere questo colore scuro, possiamo andare a prendere un Bruno Van Dyck che ha già fatto, a cui eventualmente aggiungiamo del blu oltremare in modo tale da avere un valore tonale molto scuro. Vedrete tuttavia che nella barca andremo a inserire anche un pochino di giallo, di arancione per dare un colore che sia un po' pieno anche delle sfumature della luce al tramonto. So what I was going to say. You can mix this purple color with the orange one and you get this dark value, which is a very harmonic to the rest of the palette because you obtained that just mixing the color that you had at the very beginning. If you don't want to, I mean, if you don't want to lose time in mixing the right proportion of the three colors, but you want to use something already done, you can use a Van Dyck brown and add a bit of ultramarine blue to get a very dark value. Anyway, where we are going to paint the boat, you will get also a mixture of other colors, like for example the orange, just because the light of the sun is reflecting all around the boat and we want to give some values inside that. I think I will go for the mixing of the colors that I already used in my palette just because of of personal choice and preference, but you can manage this color as you like. Allora, io ho deciso che andrò a utilizzare i colori che avevo già nella mia palette, però voi potete, diciamo, gestirveli come volete. E, quindi a questo punto partiamo con
del giallo che andremo a mettere asciutto su bagnato qui dietro. Poi prenderemo un po' del nostro arancione. We'll start with yellow. Then we'll add the orange on both sides. I just want a bit more yellow here. I'm working wet on dry. Be aware of the horizon line. E poi andrò a mescolare il mio arancione con il porpora che avevo creato prima. Eventualmente lo creerò un po' più, cioè farò un po' più spesso, diciamo, andando ad aumentare la viscosità, quindi incrementando la sua consistenza affinché abbia un po' meno scorrevolezza. Ecco qua. I will put that in. Poi sciacquo il pennello. Stessa cosa dall'altra parte. So mine is a choice for the sake of harmony. I mean, you can choose a different way. It will be fine at the same time. Don't worry. I mean, if you use Bantik brown, that will be fine as well. Okay. So now, we will do something for the lower part because I want to put in also the sea before painting the boat. Allora, vedete che adesso insomma ci resta da fare la parte dell'acqua, per cui andiamo a rimescolare la nostra aureolina con quello che avevamo mescolato. Scusate, adesso ho preso su troppo colore del giallo indiano. O della terra di siena naturale o del giallo ocra, quello che avete. Se vi è scappato troppo colore, nessun problema, lo diluite. Ok, scusate, cambio anche il pennello perché questo è piccolo. Lasciamo una sottilissima linea bianca perché non vogliamo andare a disturbare quello che abbiamo appena dipinto. So I'm going to leave at the finest white line possible because I don't want to disturb what I have just painted. Andiamo a diluire We're going to dilute the first wash, go back with some orange, and let's finish with the purple one. E poi finiamo con quella porpora. Stiamo lavorando su fondo asciutto, eh? We are working on a dry surface because I want the colors to be as bright as possible. Questo perché voglio mantenere i colori più brillanti possibili. Ogni tanto pulisco il pennello e andiamo a massaggiare i nostri colori per cercare di fonderli. Se vedete che ci sono delle parti che hanno bisogno di essere rinforzate, andiamo a mettere un pochino di colore, però anche qua vedete, stiamo dipingendo sulla nostra barca. Se i colori del cielo, del mare, vanno all'interno della nostra barca, non è assolutamente un problema. Tanto la barca è più scura, per cui ci andremo poi sopra in un secondo momento e
E anzi, resteranno sotto, appunto, come vi dicevo, a dare un po' di colore della luce. Allora, qua, casomai, proprio dietro la barca, anche se poi non si vedrà, schiariamo un attimo. I'm lifting away a bit of color. And then we will leave that to dry. E poi adesso lo lasciamo ad asciugare. Ci sono delle domande? È tutto chiaro fino qui? Non leggo domande, non leggo commenti. Ok, se non ci sono domande, proseguiamo. So there are no questions, let's go on. Allora, il cielo qui non è ancora asciutto, ma non è un problema perché a questo punto andiamo avanti inserendo prima il mare e poi inseriremo i cespugli. Ecco, scusate, sono caduti i pennelli. Sorry for the noise, but all my brushes decided to go to the floor. Fall down from my table, so I'm sorry for the noise. Okay, let's put in the sea color. So if you have some issue with the horizon line, as in this case, don't worry. We'll manage to fix this. Okay, allora. Qua, sorry, I was using the other palette. Ok, in questo caso andiamo a prendere un pochino di blu oltremare. Now we are going to use some French ultramarine as is. We'll put in also the purple color that we used at the very beginning here. E adesso, siccome vogliamo creare questa zona frastagliata dei cespugli qua vicino, andiamo a sfumare. No, I'm using just clean water. So let's fix the horizon line. Anyway, we can go over that later. Just put in ultramarine blue as is. Ciao Chiara, benvenuta. Buonasera. Grazie per essere qui con noi. Allora, qua, siccome non abbiamo messo del liquido di mascheratura, ma noi vogliamo mantenere comunque un contorno molto morbido, con il nostro tovagliolino andiamo a tamponare in modo tale da asciugare e diciamo dare quest'idea di frastagliato. Ok. E nel mentre che qui asciuga, andiamo a colorare la parte, prepariamo i colori per la parte dell'erba. So, I dab with a tissue this lower part because I want the grass to have a fuzzy shape, a fuzzy contour. And the other thing that I'm going to do while it's drying is that I'm going to prepare the colors for the greenery that I have in this area. I will give you, as usual, a suggestion of colors, but you can use something that you have in your palette, which are more or less matching the same. Anche qua vi do un'indicazione dei colori da utilizzare, che non devono necessariamente essere questi. Possiamo tranquillamente, insomma, io vi do un'indicazione, poi voi vedete quello che avete in palette.
Ah, qui adesso cominciamo ad avere un po' di spazi tutti pieni, ma vediamo di trovare un pochino. Allora, sicuramente ci vorrà della terra di Siena naturale o dell'ocra gialla. Se non vedete inquadrato, ditemela perché io butto un occhio sulla telecamera, ma ogni tanto mi perdo. E poi avremo bisogno di un verde vescica. This is a sap green. You can use, so this is a yellow ochre, but you can use also rose sienna and a sap green. If you don't have sap green, use cobalt blue and rose sienna, and you will get maybe a touch of oriolin, and you will have a very, very similar color. Or anyway, experiment with what you have in your palette. Se non abbiamo il verde vescica, insomma, potete mescolare tra di loro blu cobalto con dell'aureolina, della terra di Siena naturale bruciata e ottenere varie gradazioni di verde. Quindi, poi avremo bisogno di un verde scuro, potete usare del verde smeraldo, del verde di Usero o del verde di Uker perché abbiamo un colore un po' al tramonto. A cui andrò ad aggiungere della terra di Siena bruciata, ma perché mi piace molto. So in this case I'm going to use a Hooker's Green together with burnt sienna because that's something that I think it's very nice to use at the sunset. But you can use also Viridian, French ultramarine and burnt sienna. You can use French, sorry, Viridian and pearl and violet, the color that you really like. Ok, e poi direi che useremo anche o del Bruno Van Dyck o della terra d'ombra bruciata. And then we will use also Van Dyck Brown or Burnt Umber. I don't know which one of the two, but anyway, we will put them together. So here is almost dry. Ok, possiamo partire. Quindi andiamo di nuovo a bagnare con dell'acqua pulita. Let's wet with clean water. Not too much, non troppo. E poi andiamo a inserire i colori. So we'll put in some rose sienna or yellow ochre. Then we'll put in some sap green. As it's wet on wet, you can also take them directly from your half pans so that you get more concentrated colors if you have the colors already made. Be careful here. Stay a little bit behind the line. Però mi raccomando, fate attenzione qua, soprattutto dove c'è la parte, diciamo, di demarcazione. Se avete i colori già pronti, potete anche andarli a pescare direttamente dal godè, in modo tale che quando vanno poi sulla parte bagnata rimangono belli carichi. Se invece volete un acquerello più tenue, utilizzate un colore più diluito, insomma vi soddisfa un po' di più. Adesso metteremo anche un po' di terra di Siena bruciata o di ocra rossa, dai che ce l'ho qua in palette. I'm using this burnt sienna. You can use also red ochre, something that you like this. Or to give a bit of variety to this greenery, giusto insomma per dare un po' di movimento a questa macchia che è tutta verde, ma non mi piace molto. Ok. E poi penso che prenderò della terra d'ombra. I think I'm going to use burnt umber. I will be tentative. Let's use a bit of burnt umber. If it's not dark enough, I will go for Van Dyck Brown or a mixture of French ultramarine and
Siena. Se non mi sembra abbastanza scuro, sì, prenderò o della blu oltremare mescolato alla terra di Siena bruciata oppure del Bruno Van Dyck. No. Ok, and then we will have to wait for that to dry. Ok, adesso bisogna aspettare che asciughi. Allora, qua lo vedete. Abbiamo messo i nostri colori molto a macchie, molto a cespugli. Dobbiamo solo aspettare che asciughi. Abbiamo fatto insomma un po' anche a nostro gusto. Ci sono delle aree che hanno bisogno di essere, come dire, massaggiate, devono essere incoraggiate nella fusione. Se ce ne sono altre da invece da alleggerire, questo è un buon momento. So you can mix the colors just to obtain this greenery as you like. You have just to wait for them to mix. And if you have some areas that you want to lift, now it's a good moment to do that. Otherwise, when it will be dry, you won't be able to do that. Then we can go back to our boat and see if it has already dried so that we can paint. I think we can. Allora, possiamo tornare alla nostra barca e dipingerla. Come siamo messi a casa? Mi state seguendo? Siete fermi? Cosa succede da voi. Stiamo procedendo troppo veloce. Allora, se non la vostra non è già asciutta, quando la rifate a casa, comunque aspettate che sia completamente. Ok, Francesca dice ok, perfetto. Allora, no, dai, Sonia, non ti preoccupare, insomma, lo potete sempre rifare con calma, la carta prende tutto, insomma, anche io ne. Simona, non ti preoccupare, Simona è giustificata, ci mancherebbe altro. E no, anche voi tutti siete giustificati. Io già il fatto che siete qua in compagnia con me mi fa un piacere enorme, lo sapete. E se non è venuto bene qualcosa, non ci piace, eccetera, non c'è nessun problema perché tanto la carta prende tutto. Abbiamo sprecato un pezzettino di foglio e anche i miei spesso finiscono nel cestino, per cui insomma ci sta nel processo, fa parte tutto della. Come dire, dell'esperienza e anche del nostro imparare e progredire. Allora, torniamo a mescolare il nostro valore scurissimo della barca e come vi ho detto, io userò del blu oltremare con l'acqua di Garanza Rosa, qui andrò ad aggiungere un pochino del mio arancione per ottenere questo colore bruno molto morbido, è un castano, cioè è un colore a metà strada tra la prugna, melanzana scuro, cioccolato scuro, insomma è un colore però pieno, diciamo, degli altri tre colori che abbiamo utilizzato e quindi molto in palette. Adesso andiamo a dipingere la nostra vela. We're going to mix the color and now we're going to paint the sails. Something really, really easy. Ok, anche lì, insomma, sulla dimensione
Ecco, diciamo che questa dimensione del segnalibro non è troppo grande, non è neanche troppo piccola, perché sennò poi ci vogliono dei pennelli piccolissimi. E una precisione, insomma, che è degna di un orefice, io non ce la posso fare. Ok, so these are the sides. Now we're going to put in the lower part. We want this part to be particularly dark, so because what we want is the contrast. Comunque questa parte è quella che deve avere maggior contrasto, per cui mi raccomando, insomma, mettete il colore. Bene. Ok. Adesso mettiamo un po' di blu. I'm going to add ultramarine blue as it is at the very front of the boat and in the lower part e nella parte finale e lascio che si mischi nella carta. And I want it to blend on paper. And now I'm taking a teeny tiny bit of orange. Adesso prendo un pochino di arancione. Lo metto invece nella parte superiore. E lascio sempre che si mischi sulla mia carta. Colore. Voglio che abbia appena un pochino di riflesso nella parte alta. E che invece sia. Perfetto nella parte bassa, anche qua sulla vela, su questa vela piccola, andrò a mettere un pochino di blu. I'm adding ultramarine blue also on this small sail in the very front, because I want it to be darker. E poi un pochino di arancione, a little bit of orange also here. E poi vado a prendere il colore che avevo mischiato. I'm going back to the color. And paint, sorry, a second wash. Ci vado sopra una seconda volta. In questo modo ho un pochino, diciamo, del riflesso del sole dietro che mi va anche sulla vela, anche se è in controluce, ma diciamo quel piccolo dettaglio che fa la differenza e che vi dà luce adesso. Siccome è molto bagnato, brilla, adesso non è ancora asciutto e non si vede, però sul vostro foglio a un certo punto vi dovreste trovare questa parte molto scura e quest'altra parte invece più chiara con un pochino di arancione. Lo stesso vale per questa parte della vela. E questo è, diciamo, questo lasciar mescolare i colori sulla carta in questo modo da avere un pochino, diciamo, suggerimento della luce del sole, anche se la barca è in controluce. È un piccolo dettaglio che però fa la sua differenza. So, if you put in the orange and the blue in this way and the colors will mix together on paper, you will get the idea of the reflection of the sun behind, even if it's you will see the body in negative light, in a dark light, but this little element would make a lot of difference once it has completely dried. Allora, prima di andare avanti qui dobbiamo aspettare che la barca si asciughi perché poi ci mancano solo le onde che andremo a mettere quando sarà completamente asciutto. Now, while it is drying, let's go back to the lighthouse and then we will put in the finishing touches. Ok, allora qui, aspettatemi che arrivo, ok, adesso qui è tutto asciutto, anche il cielo, è ora di togliere il liquido di mascheratura.
let's remove the masking fluid. Okay, so now let's go back with the other palette. Allora, prendiamo il nostro. Allora, per fare il tetto prenderemo un rosso vermiglione, rosso scarlatto, e ci andremo a mettere un po' di lacca di garanza rosa. Ecco. E andiamo a dipingere il tetto. Let's paint the roof. We will mix scarlet red with rose madder. We will paint the roof in this way. It's a very simple triangle. E poi, per dare l'idea di tridimensionalità, as we want it to be three-dimensional, we'll put in a bit of violet. So it's French ultramarine with the alizarin matter that we used before. And you put it at the corner. E lo mettiamo nell'angolo. Adesso vedo se riesco a farvelo vedere bene senza la luce, che purtroppo ci va sopra. Ok. So let me incline the board. Adesso vedo se riesco a inclinare la tavola, così dovremmo togliere il riflesso della luce. Ok. Allora, per la sagoma il faro è quasi completamente bianco. So the lighthouse, the body of the lighthouse is almost all white. So we just put in plain water. Devo metterci dell'acqua pulita. Se volete potete lasciare l'acqua che è quello che rimane sul pennello del rosso che abbiamo appena messo. E poi andiamo a inserire il colore dell'ombra che abbiamo appena fatto. We'll put in the color of the shadow. The mixture of French ultramarine and scusate se mi vedete ultramarine and alizarin matter. And we leave that to dry. Be careful to leave a very fine line between the roof, otherwise you will get an error like I already did because I want to disturb the upper part. Allora fate attenzione a lasciare una sottilissima linea bianca che poi andremo a scurire con l'ombra nel momento successivo, altrimenti andiamo a dar fastidio al tetto, cosa che noi non vogliamo. Ok, in questo modo abbiamo questa tridimensionalità del nostro faro. Adesso mentre asciuga andiamo a mettere i ciuffetti di erba per definire il primo piano. Non ce la posso fare. Ok. So now we are going to put in some grass and weeds in the very foreground just to define what we're waiting for this to dry. Use dark colors. You can use burnt umber, Van Dyck brown, dark green. Allora, usiamo dei colori scuri ovviamente perché stiamo parlando del primo piano, quindi andremo a prendere il verde scuro. Andiamo un po' a movimentare la nostra erbetta. Come preferite, adesso dove ce l'ho il colore qua. Ok.
Attenzione che qui è ancora bagnato, quindi insomma. Potrebbe essere il caso di non andare a disturbare. Be careful because the upper part of the light, where we have the lighthouse, it's still wet, so I don't want you to go to disturb what you already paint. Now we soften. Adesso insomma andiamo a prendere un po' d'acqua e diluiamo questi segni. Allora, guardiamo qua. Potrebbe anche quasi essere asciutto. Allora, con un pennellino molto fine, with a very fine point, a very fine brush, we are going to paint. Facciamo un marrone scuro, Bandit Brown come al solito, oppure blu oltremare e creiamo un marrone scurissimo. We're going to do, we want a very dark brown, the darkest as possible. We are going to paint this structure. Prendiamo la struttura circolare che c'è attorno al faro e poi rifacciamo le finestre. Now we'll try to paint the windows. Okay. So we have to put in some shadow here. Ci va un po' di ombra qua sotto. Di qua. Attenzione per il resto, questo è finito. So this one is completed. The only thing that you have to do is to wait for it to dry. Now let's go back to the boat. Torniamo alla barca. Scusate che sposto. Ecco qui. Allora, la barca. Adesso, usando sempre il nostro pennellino fine, io ho un pennellino 2. Usiamo colore il giallo che avevamo in palette. E andiamo a creare le righine delle onde sul fondo. Cerchiamo di non farle troppo dritte perché le onde non sono dritte. Dobbiamo muovere il polso, insomma, un po' a destra e un po' a sinistra in maniera irregolare. Adesso qui prendiamo una parte di giallo, poi andiamo a mettere una parte di arancione. Vedete, io mi muovo un po' storta, disegno un po' una specie di anelli, come se fossero dei piccoli anelli chiusi tra di loro. Non è un movimento preciso, eh? E poi quando arriviamo in prossimità, ovviamente queste linee si fanno più spesse, più evidenti perché sono più vicine a noi, quindi saranno anche più grandi. E le facciamo del colore che abbiamo qui, cioè questo color porpora. Vediamo l'idea di questo movimento dell'acqua. Allora, vicino alla barca, però sotto la barca, dobbiamo andare a mettere
quelle che sono più scure, per cui andiamo a ricreare il nostro marrone con del blu e dell'arancio e qui sotto andiamo a creare, attenzione che non ci sia dell'acqua sulla ghiera del pennello, perché se ci cade in questa posizione non va bene. So be aware of eventually be aware of the of some drops of water on the ferrule of the brush, because we don't want that to drop just right now, otherwise they will ruin everything. And we are going to paint the reflection of the boat. Leave a very fine line. The reflection are not very defined because the water is moving, so we don't see a very clear shape. And also this bookmark is completed. E anche questo è terminato. Ci sono domande fino a qui? Scusate, io ne ho approfittato per bere un goccio d'acqua perché quando parlo tanto mi viene sempre molta sete. Non vedo domande. Ok, allora, se non ci sono domande, io direi che, come al solito, troverete la live salvata. Vi ringrazio tantissimo per essere stati fin qui con me e vi ringrazio per aver dipinto insieme, o comunque insomma per avermi fatto compagnia. E se recupererete la live più avanti e ci saranno poi delle domande, potete tranquillamente scrivermi in DM o insomma comunque su Instagram o via Facebook. So, if there are no questions, I think that we've completed also the second bookmark. And thank you so much for joining me for painting with me live also tonight. And this will be the last live for 2021. I hope to see you back in 2022. And if you have any questions, you can write in the comments below. You can write to me in DM via Instagram or Facebook. And if you enjoy the live, please leave me a thumb up, subscribe to the channel and activate the bell. Allora, grazie, grazie a tutti. Oh, vabbè, no, non ti preoccupare, la live resta salvata, per cui la potete recuperare tranquillamente. E adesso non la troverete disponibile da subito perché YouTube ci mette un pochino per caricarla, ma da domani è assolutamente online. Adesso andate a fare la nanna. E un bacione veramente a tutti. So, thank you everyone for joining me and I wish you a very pleasant night and see you tomorrow. Ok? Ci vediamo, questa era l'ultima live per il 2021, ci rivedremo nel 2022 se insomma vi andrà di dipingere con me, se avete dei suggerimenti su eventuali paesaggi fatemi sapere che così insomma studio, mi preparo e poi riproduciamo insieme. Un abbraccio a tutti, a very big hug to everyone, bye bye, grazie, ciao.